ho mandato una lettera ai quotidiani, molto, molto breve e precisa, che hanno riportato integralmente tutti, che era: il vero scandalo non sono io, il vero scandalo siete voi. Siete proprio uno scandalo, perché siete il comportamento vergognoso di obbedire ai diktat dell'Inquisizione e dall'altra parte usarmi, usare il mio nome, usare la mia vicenda, usare il mio simulacro ovunque, ogni occasione. Però loro hanno fatto il lancio di Sanremo su di me, parliamoci chiaro. Sì, Ecco, il lancio di Sanremo è stato fatto assolutamente. con la mia persona. Io non ci ho guadagnato né una lira, né, anzi, neanche la stima di chi ci ha guadagnato i quattrini, perché alla fine Sanremo, come tutti i programmi televisivi, è un fatto di sponsor, è un fatto di guadagno, è un fatto di lavoro, perché c'è gente che È un lavora. evento È un importante evento, per l'azienda. è l'evento più importante che c'è quasi a In livello, Italia, in sì. Italia, a livello televisivo. Ecco, grazie. Io, grazie a me, sono riusciti a lanciare questo festival che non aveva argomenti, per cui sinceramente magari un minimo Senti, ma consapevolezza su questo è perché la non sera mi hanno posso detto porre. che però è cliccatissimo, cioè se vogliamo parlare meramente in termini economici o anche in termini di marketing, sì, tu hai lanciato, può essere che tu abbia con la tua storia lanciato Sanremo, ma può anche essere che tu abbia avuto, naturalmente nella censura col fatto che non ti hanno fatto più andare, sicuramente una curiosità in più intorno al tuo disco, che è super, super, super cliccato su YouTube. Io non so chi l'abbia messo su YouTube, probabilmente Chi è che ti fa erano esattamente il CD obbligati. di questa roba? C'ho un contratto con la Sony, ma vorrebbero tanto non averlo. Però hanno bisogno di possesso loro. Vogliono possedere gli artisti e poi non saperci lavorare. Per cui praticamente gli artisti loro è una parola che non dovrebbero neanche dire, perché vogliono i burattini, non gli artisti. vabbè, I ho manichini capito. Dico, vogliono. ma scusa, non Appena uno conviene si anche alla comporta da Sony? artista, cioè nel Ma senso che non fa le conviene cose anche alla artistiche. Sony far uscire il tuo pezzo così vendono Ah, sto certo, pezzo? convenienza sì, adesso sì, però a priori non sono in grado di dire che una roba è forte, perché lo vedono solo nel momento in cui poi dopo ci funziona veramente, allora seguono come pecore il E gregge. quindi Ma non in esce il realtà tuo pezzo? non lo so, se non Cioè, non lo faccio so. qualcosa io Come non gliene perché? frega un cazzo di niente a nessuno, ma neanche a me in realtà. Ma no. Ho capito, però, da tutta questa. No, non è vero, a me interessa invece, io Lo stavo so, scherzando. insomma, A me ma interessa, però faccio io. fatica, devo dire, perché sono da solo. Morbida sveglia che distende la sua coperta nera. Ecco la sera. La luce si inchina, esce di scena, la luce, poi si nasconde tra i monti, il tramonto, scalderà altre genti, brucerà altri campi, altri orizzonti. Ma come si fa a vedere un pezzo, sentire un pezzo così?